E benvenuti in questo nuovo episodio di Silent Row. Ok, visto che nessuno mi ha detto quale gang occuparmi per primo, decido io. E mi voglio occupare dei Sons of Samadhi, che i Ronin li tengo per ultimi, che sono la gang che preferisco di più in questo secondo capitolo della serie. Quindi buona visione! Hey, I got you a present. A light bulb. Just what I always wanted. Come on, you think I'd just give you a light bulb? A face shredder. Just what I always wanted. Smoke this. Ever hear of a pipe? Pipes cost money. Money that can be used for drugs or shoes. What is it? It's the Sons of Samdi's number one product. They call it low dust. But you smoke it. They suck at marketing, what can I say? The point is that this shit is all over campus. I mean, frats are buying it by the pound. If we get enough of the stuff, we might find out how to make it ourselves. And then we sell it for cheaper and steal their market. Exactly. How much stuff we talking? I don't know, 3 pounds? 2 for science, 1 for the weekend? I can live with that. Prologo abbastanza piccolo. Vabbè, si va con questa bellissima macchina. Vediamo che tolgo la musica perché non voglio rotture col copyright. E si va e boom, ho fatto strike. SU, be careful when you're taking on the Sons of Samdi. I think I can handle some bangers slinging the Skeeter fans. They're not just gangbangers, these guys are out of their damn mind. For God's sake, they're named after the Vidoan Lord of the Dead. Shandy, I don't know how to break this to you, but you're in a gang called the Saints. Names don't mean shit. Just be careful, okay? I didn't know you cared, Shandy. Don't worry, I'll be fine. Ok, sono abbastanza vicino. Dai, che voglio il salto. Voglio il salto. Beh, un salto più o meno sensato, dai. Ok, sono al campo. Al campo. Sì, insomma, alla scuola qua. Ora devo solo cercare gli spazzatori. Intanto ho investito una col computer. Vabbè, è in mezzo. Vado di qua che è anche vicino. E carica. Sì, ok, bella mossa, eh. Vediamo anche cosa c'è qui dentro. Un po' di compere posso farle? Sì. Bene, cambiamo qualcosa, eh. Passiva. Come mi sta bene? I pantaloni stanno bene così. Ok, occupiamoci di quello che stiamo facendo adesso. Benissimo, il primo spazzatore l'ho localizzato. Deve essere in quella specie di sfera gigante. Sì, deve essere lì. Doppio pistola. E via.
quanto poi ci sarà un po' da fare qui, eh? E vabbè. Ah, prendete per i soldi, mi serviva, no, per comprare il pranzo. Vuoi anche te? Dovreste prendere un po' la mira quando sparate, sapete? Fate pena. Ok, adesso devo solo occuparmi dell'altro. Ma che cavolo vi urlate? Ok, mi serve una macchina. No? No? Vabbè, vedo questa rossa. Oh, vuoi dare balle? Questa è sequestrata. Si manca anche la polizia adesso, perfetto. E che attenzione, vado a fare il giro della scuola. È andato a sbattere. Ah, sono arrivato. Scusa, maledetta polizia, che mi ha becchiato con la pistola elettrica. Ma morite tutti, va, mi avete stancato. Eccola la roba qua, presa. Prendi i soldi da te. Hey, Shondi, I got the dust. You got great timing. I just got a tip that Mark Gabby is slinging nearby. The guy brings in a lot of money for the Sondi. Taking him out should hurt them pretty bad. Ok, devo trovare Mr. Gabby. Mr. Gabby. Che nome. Sarà un parente di Gabbo. Ok, vediamo un po' dov'è. Ma non rompete le palle. Bella che generazione, dicono, non è anche investita. Così impari, fa male fumare. Ragazzi, ricordatevelo sempre. Oh cavolo, in macchina, dimmi che non parte, dimmi che non parte. Ho capito, ma io ho bucato la gomma, vai così. Cavolo, mi serve una dannata macchina. Oh, fermati, fermati. Dai, che ho fatto in tempo. Cavolo. Cos'è? Ha fatto il giro tondo, non ho capito. Non mi aspettavo che fosse in macchina. Vabbè, adesso che lo so, mi devo prendere una macchina. Oh, ancora voi, ma no. Oh, sistemati. Ultima pompa, preso. Oh, muori. Bella macchina, non si questa la prendo io, vero? Ok, taglio la radio. Fatto. Che ne pensate di questa prima missione? Ok, ecco la Mr. Gabby. Come hai detto, non mi scappi questa volta. Ma dove vuoi andare? Prima si scappa, io vieni in macchina, ma adesso le cose cambiano. Ancora
ancora un po' e possiamo esplodere la macchina, cavolo. E vai così, addio. Ok, Mr. Gabby è morto bruciacchiato e direi pure cotto alla brace. Tanto io mi prendo la roba, tanto lui si è picciato a sangue. Ok, devo andarmene. Gabby's taking care. Times. Now get me the dust and I can start working on our little science project. Bene, devo andare da Soundy. Facciamo la scorsatoia. Ci vediamo. Seguitemi se avete il coraggio. No, sì. Almeno sono già dall'altra parte. Non si credo, sono tornati così stupidi da seguirmi. Ma che... Ok, non ho capito come cavolo si è esplosa la macchina. Oppure se è un barile infiammabile. Una delle due cose è successo. Direi che è più probabile che sia scoppiato un barile, sì. È molto probabile. Guarda che bella macchina che abbiamo laggiù. Non dispiacerà al proprietario se me la prego io. Ah, già arrivato. Ho fatto tempo record. Tanto qui osserviamo i capi della banda. Gentlemen, how was business today? Here's today's take. There are many singles where 50 should be. Yeah, about that. I couldn't get a hold of some of my guys. These men steal from the general? No, I'm not saying they're stealing. Yo, Papa Shango, I'm talking to the general. On the streets, you may be a popular DJ, veteran child. But when you're in this car, you do well to remember your place. My place? My friends, please be civil. Veteran child, look into the matter of the missing money. If one of your bag boys is indeed alive, take one of his hands. I doubt he will be late again. If he is not alive, I think we have a greater problem. You want me to cut off some dude's hand? If he stole from me, he needs to learn. Yeah, that makes, sense. Is there a problem? No. I mean, it's no problem. I got this. E avete visto i capi che comandano questa banda. Ok, adesso la puntata la voglio finire con, come dire, col botto. Con la modalità palla di fuoco, una delle mie modalità preferite. Thanks for stopping by. The Brothers of Theta appreciate it. The Brothers of Theta better have cash. Don't worry, we'll scratch one of our pub crawls. That should cover whatever you charge. So what's the problem? Those jagoffs in Gamma beat our step team. Now they think they hot shit. We need someone to knock them down a peg. You got anything I can use so they know you sent the message? This year we bought a flame suit for pledge hazing. You think you can find a way to work that in? Oh yeah. È tempo di fare casino. Education continues right here on 3, 2, 1. E via. bruzzate. E fiamma. No, non si fiamma. Ah, intanto li bruso tutti, va? Più li bruso più guadagno tempo. Ora guardate cosa faccio a un veicolo, eh. Bellissimo!
Facciamo rispondere un po' di veicoli, dai. Fiamma 1, 2, 3 e 4. Attenzione, c'è la fiamma umana versione 2.0 in giro. Scusate, scusate. Ok, ma ancora qualche checkpoint e ce l'ho fatta. Ancora 4. Ecco l'ultimo, è tutto a botto e fuoco. Questo è inferno. Molto bene ragazzi, spero che vi sia piaciuta la modalità palla di fuoco. E quindi questa puntata di Saints Row 2 finisce qui. E ci vediamo alla prossima. Ciao belli.